Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutorials DIY Ispirazione. Oggi sono qui con voi con due nuovissime idee per i vostri smartphone e la prima cosa che faremo è decorare questa cover bianca. Ho portato con me questa stoffa decorata e questo nastrino decorativo molto carino che saranno utili per decorare la cover. Ho portato la colla a caldo e le forbicine e direi che possiamo cominciare. Iniziamo trovando la forma corretta della nostra cover in modo tale da poterla coprire nel modo giusto e preciso. Quindi dobbiamo assicurarci che qui la stoffa sia, insomma, sistemata a dovere in modo tale che non sovrasti la scocca del telefono. E qui invece da questo lato possiamo andare più tranquilli. Comincio tracciando il contorno della mia cover, facendo attenzione anche al fatto che qui ho le taschine che io ovviamente voglio utilizzare, quindi mi devo sistemare di conseguenza. Mi ricordo anche di tagliare la parte della fotocamera e intanto pian pianino faccio il mio bordino. Ovviamente, come vedete, ho lasciato da questo lato circa un centimetro di distanza, mentre invece qui vado a fare un doppio segno. Ok, a questo punto vado a ritagliare la forma della mia cover. Qui mi sono assicurata di fare un taglietto perché così non vado a rovinare le taschine. Questa prima parte la vado a coprire da subito. Perché così è già girata e sistemata. E poi di qua invece copro il tutto in maniera più stretta. In questo modo non fuoriuscirà nessuna parte di stoffa. Così la nostra cover sarà molto più pulita e ben sistemata. Mi ricordo poi di fare il taglietto per la fotocamera. E apro queste due parti, quindi le incollo verso l'interno in modo tale che siano ben aperte. Vado ad incollare la cover sulla mia stoffa ed eccola qui. A questo punto incolliamo anche questa parte. Sistemiamo il bordino in questa maniera. E la nostra copertura è finita a dovere. Non ci resta che utilizzare il nastrino decorativo. Questo lo potete posizionare dove più preferite. Ed ecco qua la nostra bella cover. Sinceramente mi piace molto, è molto facile da fare e praticamente la potete decorare come volete, potete metterci qualsiasi tipo di stoffa con qualsiasi tipo di pattern. Questo vi lascia grande libertà. Forse dovrei fare un po' meglio il buchino per la fotocamera perché effettivamente è un po' troppo squadrato. Ha bisogno di più spazio e quindi la prossima modifica che farò sarà dedicata a questa parte qui. Sicuramente lo sistemerò in questa
maniera, magari rendendolo più tondo, seguendo meglio, insomma, seguendo meglio le linee della fotocamera. Però, se nel complesso vi è piaciuto, mettete un bel like e mettete anche l'hashtag DIY numero 1. Eccoci qui con il DIY numero 2. Andiamo a vedere come realizzare questa bellissima, bellissima coverina con l'accetto. Allora, in verità la cover è già fatta da sé, perché come potete vedere è già sistemata. Noi andremo a realizzare il laccetto in modo tale che voi possiate portare il vostro telefono comodamente al collo o magari a tracolla se volete fare una catenella un po' più lunga. Quindi, qui con me ho questi anellini che andranno collegati alla cover. Qui invece ho ovviamente il filo che andrò ad utilizzare. Questo filo speciale mi serve per attaccare gli anellini e è molto molto resistente, per questo lo sto utilizzando. Tramite questo aghetto andrò a fare i miei buchini. Decido dove voglio mettere i miei anellini. Ho deciso di metterli qui alla base, all'angoletto. Per bucarlo alla fine sono andata a prendere un punteruolo perché non riuscivo a spingere con l'altro. Una volta fatto il buchino, ci faccio passare il mio filo ultra resistente. E poi aggiungo un anellino. Faccio la medesima cosa anche da questo lato. Ed ecco qui i miei due anellini. Adesso ci farò passare attraverso il filo che userò come tracollina. Ricordatevi di prendere un filo che possa passare attraverso gli anelli. Faccio sì di prendere, anzi per bene, la metà da entrambi i lati. Facciamo sparire questa fuoriuscita di filo con l'accendino. Ecco qua. Ora vedete, non esce più, o quasi più. E adesso andiamo a lavorare sulla parte della tracolla. Vado a fare un nodino dal lato sinistro. In questo modo. Vedete? Perché se fatto in questa maniera posso decidere la larghezza della mia tracollina.
Faccio poi la stessa cosa anche dall'altro lato. In questa maniera posso allungare ed accorciare la mia tracollina come preferisco. A questo punto il nostro DIY sarà ufficialmente concluso. Se vi è piaciuta questa idea, vi invito a lasciare like e anche a lasciare un commentino dicendomi se ci avete provato. Noi ci vediamo presto con dei nuovi video. Ciao!